cittadino, ma già da allora avevo voglia di fare politica a servizio dei cittadini. Eletto 2 volte, la prima volta eletto con la lista civica per Portici Comparrella, primo eletto con 245 voti, era nel 2004, e la seconda volta eletto con Italia dei Valori con 406 voti, con il primo eletto. Spero che mi vada bene pure per il terzo mandato, in quanto ci tengo, perché lavoro per i cittadini e lo faccio con i fatti. Vi dico che sono stato promotore ovviamente di tante cose che voi avete anche visto su Facebook, YouTube, Twitter e MySpace, in quanto io ho presentato in più o meno 10 anni, ho presentato 1163 petizioni popolari, ho raccolto 32.836 firme. Sono stato promotore alla lotta contro la micro e la macro criminalità. Sono stato promotore contro la lotta atti di vandalismo e schiamazzi notturni, ancora oggi lo faccio. Sono stato promotore per la richiesta della videosorveglianza sul territorio di Portici, come ben sapete si attende per i fondi PON, cioè sono fondi della legge regionale del numero 12 del 2003 che attraverso la Comunità Europea si possono avere questi finanziamenti per incrementare la videosorveglianza. Sono stato promotore e ancora lo faccio la richiesta dei controlli sulla sicurezza alimentare pubblica, specialmente adesso che vengono i periodi festivi. Vi raccomando, state attenti, controllate i cibi e se vedete qualcosa di strano, denunciate, è importante, denunciate. Tenetevi lo scontrino e andate a denunciare alla Guardia di Finanza o alla Polizia o ai Carabinieri, è importante, anche al Comando dei Vigili Urbani. Anche se vedete qualche cosa di sospetto, segnalate e denunciate. Continuando, sono stato il promotore dell'installazione tabella shock, vuoi il mio posto, prendi il mio, per sensibilizzare anche le persone a rispettare chi purtroppo, come me, ha avuto una piccola sfortuna, però si va avanti. Sono stato promotore dell'eliminazione delle barriere architettoniche sia pubbliche che private. Rammento anche il centralino del comune di Portici, riguardo gli scivoli dove fatti per le strade nuove. La bella notizia che uscirà domani sui giornali, massimo dopodomani, anche finalmente tutti i disabili potranno usufruire per il passaggio per andare all'ufficio di viabilità per il contrassegno H, testino H, quindi un'altra battaglia vinta. L'ascensore giù al comune di Macedonio Mellone, dove le persone anziane e disabili potranno salire tranquillamente. Ringrazio ovviamente i dipendenti comunali, l'ex assessore Mosca e l'ex presidente delle politiche sociali Mario Capuano. Insieme con la sinergia siamo riusciti praticamente ad ottenere questo. Quindi si va avanti ancora. Sono stato promotore dell'esenzione ticket nel 2005 sulle strisce blu per i disabili. Sono stato promotore delle riqualificazioni di alcune strade, via Aldomoro, via Canale Ruscelli, via Verdi, via Poli, via Salute, via Zumbini, via Lascione, via La Stazione e altre 29 strade. Ovviamente questo è stato possibile che tutti i consiglieri comunali della maggioranza che hanno votato il bilancio hanno approvato anche questo, quindi siamo stati promotori, ognuno di noi, di questa situazione che sta portando piano piano a riqualificare un po' su tutto il territorio, in attesa che inizieranno i lavori a Via De Gregori, in attesa che inizieranno i lavori a Via Zuppetta, in attesa che inizieranno i lavori a Viale Rossini, alla terza traversa di Via Libertà ed altre strade che giustamente noi consiglieri siamo stati attenti e saremo sempre attenti e vigilanti. Poi sono stato il promotore dal 2008 a oggi, anche con l'amministrazione Cuomo dal 2004, per il ripristino della rete fognaria, quindi l'abbattimento dello scarico del fogna a mare, di Pietrassa. Non ci dimentichiamo, c'è chi si vuole prendere i meriti che non ha fatto niente, invece io e l'amministrazione Cuomo, che dal 2008, ripeto, dal 2008 abbiamo insistito,
ripristinare la rete fognaria, lo scarico delle fogne a mare a Pietrassa. Come siamo anche in attesa ovviamente di Ercolano e siamo in attesa anche di quello piccolo scarico abusivo praticamente che c'è giù al porto. Poi non solo stiamo continuando anche riguardo la rete fognaria, quindi io sto continuando per questa strada, sono stato anche a Napoli, sono stato a Castellammare, a Torre del Greco e quindi si attende praticamente eventi e poi si insiste. Cosa dire? Sono stato e penso che chi mi ha firmato la petizione nel 2003 si ricorda bene, la famosa struttura abbandonata di Via Gradoni, che oggi è una RSA, quando raccolsi 3.800 firme per quella struttura, per ripristinare quella struttura e far sì che quella struttura diventasse un giorno un pronto soccorso, o oggi una RSA, comunque venisse utilizzata per la sanità. Quindi tengo anche i protocolli, quindi sono anche messi su Facebook per chi li vuole vedere, quindi non c'è problema, ci sono. Come sono stato anche promotore di interventi di pulizia sulle strade cittadine, dove spesso ho segnalato alla Protezione Civile, dove spesso mandavo al sindaco, agli uffici preposti, per la città più pulita. Sono stato promotore anche portando come proposta l'affidamento anche delle aree pubbliche. Tengo le lettere, come altrettanto non solo io, è stato anche promotore anche l'assessore San Donatino, quindi i promotori di quello che hanno fatto questo. Sono stato promotore e ci sono riuscito le battaglie sull'Eternit, eliminato l'Eternit a via San Cristoforo, eliminato l'Eternit a via Marconi, eliminato l'Eternit a via 4 Novembre. Quindi l'eliminazione dell'Eternit, ripeto, in via San Cristoforo, in via 4 Novembre, in via 4 Novembre, hanno fatto sì che i risultati si vedono e in attesa stiamo anche dell'eliminazione dell'Eternit a via Salute, come anche a via Canale Ruscelle. Aspettiamo di questo Eternit che è ancora presente. È una battaglia che ovviamente non ho fatto solo io, perché io le battaglie le faccio, anche in passato sono state fatte anche dai Verdi, anche dall'assessore San Donatino e dall'assessore Frosina. Quindi queste sono le cose che io ho fatto e che ancora ce ne sono tante altre perché sono stato promotore e ancora ho denunciato riguardo di persone italiane e straniere, cioè praticamente italiane, rom, cose, di quello che succede purtroppo dell'accattonaggio, ma insistente e ancora oggi denunciando. Sono promotore e cerco di portare avanti che ci siano controlli per chi butta la spazzatura fuori orario. Ho fatto le battaglie quando praticamente i servizi delle buste della raccolta differenziata non funzionava bene e si è cambiato. Infatti avviso che il 26 novembre finalmente con la nuova gara d'appalto che è stata fatta saranno consegnate su tutto il territorio le nuove buste per la raccolta differenziata. E ancora, sono stato promotore che ho portato al Parlamento 1.000 firme riguardo la micro e la macro criminalità, che insieme al sindacato di Polizia Nuova col Pasquale Di Maria stiamo portando avanti riguardo alla micro e la macro criminalità, dei furti negli appartamenti che succedono, dei scippi, delle rapine, e dove chiediamo al Parlamento che vengano date più risorse economiche alle forze dell'ordine, perché io ripeto, lo porto sempre come mio sponsor. In che senso sponsor? Come mio credo, cioè io credo che è sempre importante collaborare con le istituzioni e le forze dell'ordine, perché se noi siamo sentinelle e quindi diamo una mano alle forze dell'ordine
e alle istituzioni che invece di stare a guardare e poi far finta di niente, noi segnaliamo e diamo la possibilità alle forze dell'ordine, alle istituzioni di prendere questi trasgressori. Ancora, posso dirvi che sono stato il promotore e ringrazio anche l'assessore Mosca, ringrazio i cittadini Nello Montella per i cancelli automatici, cancello automatico a Via Dal Bono, quarto circolo. Molto spesso ho fatto interventi anche di pulizia, ho chiesto a Via dell'Ausiers, quarto circolo, e ho chiesto anche altri interventi ovviamente di pulizia sul territorio. Queste sono tutte cose vere, non sono cose inventate, sono cose protocollate. Quindi sfido chiunque che possa dire che non è vero, le male lingue che potrebbero dire che non è vero, ma ci sono dei documenti, degli atti ufficiali dove praticamente partono dal 2002 al 2012 che ancora oggi io sto continuando praticamente a fare la politica. La mia politica, la mia candidatura per il terzo mandato da consigliere comunale sarà ovviamente su quello che ho fatto e su quello che farò, quindi con Italia dei Valori, di cui ripeto che Italia dei Valori lo ha dimostrato anche l'onorevole Di Pietro, siamo persone oneste. Parlo sia del gruppo di Portici e parlo anche dell'onorevole Di Pietro che si è difeso con prove di chi ha calunniato la sua persona. E lo capisco all'onorevole Di Pietro, perché la stessa cosa mi è capitata a me qua, di persone che mi calunniano e dicono cose che non sono vere e anche pubblicate a volte su Facebook. Come si può dire? Sono quelli che non sanno fare la politica, che sanno fare solo la politica mettendo, puntando il dito e basta. E questo lo fanno un po' tutti, non solo il Movimento 5 Stelle, non solo qualche partito di destra o qualche partito di sinistra, ma questa non è una politica che fa bene alla città. La politica che fa bene alla città è quella di dire ho fatto, la politica è quella di dire farò. La politica è quello di servire i cittadini. Ripeto, io vado avanti, continuo come componente d'Italia dei Valori, nel mio gruppo, siamo un gruppo compatto che vuole il bene della città e lo dimostrerà. Noi non siamo ricchi come il nostro caro Peppe Grillo, non abbiamo i soldi, non incassiamo i soldi, siamo poveretti, ma non incassiamo manco i soldi dal partito centrale, ci autofinanziamo, siamo persone oneste e con i fatti. Quindi la nostra politica è Italia dei Valori, formata da Salvatore Duraccio, Pasquale Sannino, Piero Fomez, Fabio Sarcano, Teresa Ummaro e tanti componenti che fanno la politica a Portici con i fatti seri,